e acqua e sapone che oggi spadroneggia in questa bella manifestazione che ha aperto il Colline Toscane. Arriva anche Renzo Vestri che va a classificarsi in quarta posizione e dobbiamo dire che questi atleti hanno tutti vinto per quanto riguarda la propria categoria. Quinto posto per Claudio Rossi, quindi abbiamo per la A2 il successo di Mirko Balducci, per la A3 di Mario Bellucci, per la categoria A1 di Cristiano Taliani, per la A4 di Renzo Vestri. Ha concluso in questo momento Davide Guzzetta con il pettorale numero 109, il turno di Patrizio Bartolini del team BP Motion e subito dietro di lui c'è Daniele Rossi. Questo l'esito della nona edizione della Gran Fondo della Val di Merse. Streisand. Barbra Streisand. L'azienda Campaldino Legnami, da sempre seguita, gestita e diretta dal numeroso gruppo familiare Vezzosi, è stata fondata nel 1945 a Prato Vecchio e poi trasferita a Campaldino di Poppi, in provincia di Arezzo. Seguendo l'esempio del fondatore, animato da uno spiccato spirito imprenditoriale, l'azienda si è saputa affermare e ampliare nel settore del legname. Apprezzata adesso come allora per la presenza costante della famiglia Vezzosi, l'azienda Campaldino Legnami garantisce qualità e cortesia. Siamo rimasti però sul traguardo perché ci è arrivata la segnalazione che sta per concludere la prima donna, quindi onore al merito a Pamela Rinaldi, che arriva un po' sfinita sul traguardo, però una bella vittoria senz'altro per lei e per la sua formazione. Si tratta della Ciclissimo Bike, uno dei nuclei più grandi ed organizzati in Toscana, e vediamo che forse nel finale Pamela Rinaldi ha accusato un po' di crampi. Prontamente i compagni di squadra vanno a soccorrerla. È stata una faticaccia però ben ripagata, perché è riuscita a vincere, quindi ad ottenere il gradino più alto del podio per quanto riguarda la prova femminile. C'è un altro arrivo imminente, però ci segnalano che un'altra concorrente donna sta per concludere, quindi ci fermiamo un altro po' sul traguardo per poi andare a sentire, a dare la voce ai protagonisti. Sta sopraggiungendo in questo momento Emanuela Cerchè, che va a concludere in seconda posizione. Mirko Balducci è già pronto al nostro microfono, andiamolo ad ascoltare le sue impressioni sulla giornata di oggi e anche sui programmi futuri. Ci tenevo a far bene qui a Rosia, tutti gli anni gli organizzatori sono veramente, mi danno il massimo per avermi qui presente. Io ce l'ho messa tutta fin dalle prime battute, sulla prima discesa ho attaccato e sono veramente contento di questo 8° successo stagionale. Spero di poter continuare di questo passo e raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Sicuramente una grande gara, il percorso ha tenuto alla perfezione nonostante le condizioni un po' fangose dei giorni scorsi, però l'organizzazione è stata veramente impeccabile. Dedico questa vittoria ai ragazzi del Gippo Bike, che hanno il negozio di bici qui vicino e il nostro grande sponsor, quindi la vittoria è tutta per loro. Il prossimo obiettivo è la riconferma del titolo italiano il 24 di giugno nella specialità marathon. Il percorso è 80 km con 3200 metri di slivello, quindi una gara veramente durissima sarà, però io ce la metto tutta fin da subito, ho l'intenzione di prepararmi bene e arrivare là con la voglia di difendere il tricolore. Adesso è il turno del primo cittadino di Sovicille, avvocato Alessandro Masi, che ci traccia un bilancio della manifestazione. Ormai siamo alla nona edizione e io voglio ringraziare prima di tutto tutte le persone
e tutti i partecipanti, perché oggi hanno dimostrato grande affetto, perché c'era in concomitanza un altro grande appuntamento, poi il tempo sicuramente non aiutava, quindi io credo che sia un bel risultato per il nostro territorio, per il gruppo ciclistico Val di Merse, che è un po' l'anima di questa iniziativa. E quest'anno, oltretutto, dopo l'inaugurazione del sistema di segnaletica del Grand Tour della Val di Merse, noi abbiamo nel cicloturismo proprio un metodo di promozione del territorio. Il 13 maggio ci sarà la prima grande Grand Randonnée, e quindi, come dire, la Val di Merse si visita bene in bicicletta, è un tempo dove tutti si deve pedalare parecchio, però vi aspettiamo a Suvicilia in Val di Merse. Determinate come sempre l'ausilio degli sponsor su tutti, Banca Cras, istituto bancario che sul territorio sta facendo grandi cose con lo sport. E allora microfono all'ingegner Faccendi, dirigente di Banca Cras. Intanto voglio ringraziare chi ha organizzato questa splendida manifestazione, ormai siamo alla nona edizione, è un'attività importante che dura tutto l'anno. La banca ha contribuito e contribuisce a questa iniziativa perché serve a far valorizzare il territorio, far conoscere un territorio così importante a livello ambientale, a livello culturale, e credo che la bicicletta sia uno dei mezzi più opportuni per conoscere e scoprire un territorio così particolare come la Val di Merse. L'Unione dei Comuni della Val di Merse fa la forza per grandi avvenimenti. Al nostro microfono adesso Ivano Minocci, primo cittadino del comune di Chiusdino. Sono molto fiero di questa esperienza che sta davvero prendendo sempre più campo e sta coinvolgendo dal comune Sovicille, si sta irradiando su tutto il territorio, sta assumendo davvero un carattere importante, e questo è proprio in virtù dei nostri indirizzi, dei nostri programmi di turismo lento, di sport e quindi contatto con la natura, che è molto sostenibile un tipo di sport così. E senz'altro ci sono molti lati positivi, conoscenza del territorio e davvero un valore aggiunto per la nostra valle. Dulcis in fundo, Jacopo Ruotolo, coordinatore della Gran Fondo della Val di Merse e dirigente di riferimento per quanto riguarda il Colline Toscane. Anche con lui facciamo il bilancio della manifestazione. Per fortuna i nostri affezionati bikers non ci hanno tradito nemmeno quest'anno e sono accorsi in gran quantità a fare il percorso della nostra Gran Fondo. Quest'anno abbiamo organizzato la nona edizione e stiamo già pensando ad allestire il percorso della prossima, che sarà quella del decennale. Sarà un appuntamento molto importante, come poi del resto lo sono stati tutti gli appuntamenti che abbiamo organizzato nel corso di questi anni, cercando di contemperare sempre gli interessi sia nostri come società organizzatrice, ma soprattutto quelli dei partecipanti, che si sono riversati sempre a centinaia lungo il nostro, che è uno dei percorsi più belli del centro Italia. Quest'anno abbiamo un calendario molto ricco, che è quello del Grand Tour della Val di Merse, che prende lo spunto dal percorso cicloturistico segnalato permanentemente grazie all'intervento e al contributo dell'amministrazione provinciale e degli enti locali della Val di Merse. E quest'anno il calendario sarà composto dalla Gran Fondo che abbiamo appena celebrato. Il 25 di aprile andremo a Murlo per la cross country, la via delle miniere. Il 10 di giugno invece ci sarà la 6 ore di Montisciano, una gara di endurance che è giunta alla seconda edizione. Altro appuntamento molto importante che non riguarda la mountain bike, ma il 13 di maggio faremo la prima edizione della Randonnée, Grand Tour della Val di Merse a Chiusdino, e poi concluderemo a fine settembre con la mezza maratona di San Galgano.